Fino a qualche anno fa la via principale di contagio dell'HIV erano varie. Le trasfusioni di sangue, il trapianto di organi, il parto, l'allattamento, le attività sessuali e lo scambio di siringhe infette, già utilizzate da altre persone che avevano l'HIV. Adesso però ci sono molti più controlli, infatti gli organi che vengono trapiantati vengono prima controllati, la stessa cosa con il sangue, le donne che devono partorire o allattare prima all'inizio della gravidanza fanno dei controlli, le persone sanno che non possono utilizzare delle siringhe già utilizzate da altri e usano quelle monouso, quindi a questo punto l'unico mezzo di trasmissione oramai è rimasto soltanto quello sessuale.